Io vi ringrazio molto, mi sembra che siano state due giornate molto belle. Voglio innanzitutto ringraziare Begonia Enguiz, voglio ringraziare Paco Abril, Emanuela Batecola, Luca Trappolin e Cristian Nardini, che sono il gruppo che al centro ha pensato e progettato questo incontro. Però mi sembra, questa è la mia impressione, mi sembra sia stata un po' di tutti, che al contrario di altre occasioni, questa è stata un'occasione in cui abbiamo lavorato un po' tutti insieme, non ci sono state delle sessioni separate in cui ognuno parlava a compartimenti stagni della propria ricerca o della propria attività di interesse. Abbiamo, mi sembra, scelto con questa occasione di intrecciare la riflessione sul maschile, la mascolinità, la costruzione sociale dell'identità maschile con i processi di cambiamento in atto e tenere insieme queste due dimensioni, sia per capire e leggere i processi attraverso questa lente e quindi i processi migratori, la crisi politica, attraverso uno sguardo che prendesse come categoria quella della mascolinità, ma anche al contrario, cioè vedere come questi processi spostino, mutino e trasformino la mascolinità e il suo farsi, e quindi anche in una dimensione dinamica, storica, anche spazialmente variabile. E quindi credo che questo sia un tema interessante, e per questo è stato utile avere due giornate in cui emergevano continuamente i nessi tra punti di vista, i nessi tra tematiche, tra dimensioni, e secondo me questo tema della ricerca dei nessi nella ricerca che facciamo è il tema centrale, altrimenti produciamo solo, come si dice, accumulazione di nozioni. Per questo motivo mi sembra che sia utile proseguire questo processo in varie forme. Il professor Salvatori già ha pensato che c'è un altro appuntamento, sicuramente lo faremo con il prossimo numero di About Gender, che vi suggerisco di seguire, perché in qualche modo proveremo anche lì a riportare questa discussione, anche in altre pubblicazioni che ci permettano di riportare questa discussione, e comunque arrivare a Men in Movement 3, che in genere nei film è Men in Movement 3 la vendetta, diciamo, no? Quindi ovviamente ci aspettiamo molto da quell'appuntamento. Grazie a tutti. Ora Begonia mi sa che ci vuole dire anche altre cose, perché in genere tende sempre a venire a correggermi. Verrà senza gonna Begonia. Gonna. Puoi venire o senza gonna o con la sedia. Ti puoi portare la sedia attaccata alla gonna presso. Niente. Altre informazioni? Luca, via, via anche tu, salire su. Paco. No. Hi. Many thanks to everybody who's been here. Who's been here for the last couple of days, and who's been here for much longer. Last year we had a dream. We dreamt that it was possible to build bridges among people who were interested in critically thinking on masculinities. We knew there were some of us down there, and we wanted to build bridges among us, right, and enable discussions. So we organized Men in Movement 1, and there came Stefano. And then at the end of Men in Movement 1, at the last lunch, I must say it was nice, but not as nice as last night's dinner. It wasn't so feeling either. He came to me and he said, "Listen, Begonia, I think I'm having an idea." You know, being an Italian and having an idea, you know, it's kind of, let's see what this is going to turn out in, you know? I said, maybe we could go into this together next year in Rome. And I said, okay, let's go ahead. And here we are. And here we are with you, with your collaboration, with your presence, with your coming here, with the collaboration of the Italian team, with Paco Abril and Cristian Nardini, but particularly with Stefano Cicconi. So, let's move.
Vabbè. Adoriamo Roma. Many thanks. Grazie. Basta.